incontro che abbiamo fatto qualche giorno fa con la lista di beni in atto per parlare di Ascopiave, la proposta del sindaco Rosseto di vendere le quote di Ascopiave. E adesso parleremo con Beninato che ci spiegherà tutta una serie di elementi a sfavore di questa ipotesi. Metteremo questo video appunto in internet, dopodiché chiederemo parere anche alle altre liste. Ognuno, chi ha qualcosa da dire, esprime la sua opinione, metteremo tutto pubblicamente in internet in maniera che la cittadinanza possa farsi un'opinione il più possibile precisa. Beninato qui è stato membro del Consiglio di amministrazione per diversi anni. Diversi anni, E sì. quindi ha tutta una serie di informazioni che adesso ci esporrà molto bene e quindi vedremo di fare il più possibile chiarezza su questo argomento. Quindi prego, Alfonso. Ecco qua. Allora, prima di parlare della questione Ascopiave, se sia opportuno o meno vendere le azioni come si sta dibattendo oggi, e le liste si sono divise anche su questo tema qui. È opportuno almeno fare qualche considerazione rispetto alla storia, sapere come è sorto questo consorzio, oggi società, una delle più grosse società energetiche che abbiamo in Italia. Allora, Ascopiave era prima di tutto era un consorzio obbligatorio che era sorto tra i 34 comuni rivieraschi e montani del Piave, quindi tutta l'asta del Piave. Tutti i comuni che insistevano sul Piave avevano una sorta di rimborso per il fatto che alcune società attingevano dal Piave dell'acqua, quindi società come l'Enel, ma anche i consorzi di bonifica. Per cui, ecco, c'era questa sorta di indennizzo a tutti questi comuni, solo che per poterli spendere avevano la necessità di consorziarsi, quindi fare un consorzio obbligatorio che è stato fatto proprio nel 1956. Che cosa hanno fatto poi questi comuni? 34 quindi erano i comuni. Hanno incominciato a discutere su quale potesse essere come dire, una particolare opera che potesse essere di valore aggiunto per le nostre comunità. Il primo presidente fu Francesco Fabbri e assieme ai sindaci ebbe l'intuizione di portare la rete di metanizzazione in tutti i comuni, questi comuni rivieraschi. L'idea quindi era di portare questo servizio perché mai nessuno sarebbe venuto in comuni come Brera di Piccoli, Piave, comuni piccoli. piccoli come Zanzon, Saigarella, nessuno sarebbe venuto a metanizzare in questi comuni perché avrebbero dovuto spendere parecchi soldi, per farla proprio in modo molto semplice, rispetto ad un rientro che sarebbe avvenuto in tempi Molto molto lungo. lunghi. Quindi nessun privato sarebbe intervenuto. Nel 1971 parte proprio la metanizzazione di questi comuni. Il primo comune metanizzato fu Zenson, per la verità, quindi uno dei più lontani. Prese corpo anche l'idea che non fossero solo i comuni metanizzati ad avere la rete di metano, ma che fossero anche partire dall'intera provincia. Quindi fu fatto proprio un progetto molto ampio per metanizzare la provincia. I lavori partirono, naturalmente a mano che si metanizzava il territorio, incominciava anche l'acquisto e la vendita del gas, Del gas. naturalmente per i privati che si allacciavano e per le aziende, perché le nostre aziende erano le più penalizzate rispetto a quelle di altri comuni, perché le altre imprese erano servite da questo, dal gas, mentre invece i nostri comuni non ce l'avevano, quindi partivano. Spendevano di più. Spendevano di più. E nel 1995 si raggiunge una quota importantissima, 100.000 clienti con 3.000 km di rete. Già questo fa capire che la rete rispetto ai clienti è molto estesa. E per questo, come dicevo prima, nessuno sarebbe mai arrivato, perché per servire 100.000 clienti, fare 3.000 km di rete è una cifra di tanto. E incomincia ad intervenire un po' anche una normativa rispetto a queste società. Ce n'erano, naturalmente, società del gas erano soprattutto a capitale privato, non c'erano realtà come la nostra. Però la normativa incomincia a prevedere che venga scorporata dalle società la parte economica.
Quindi cosa vuol dire? Il consorzio praticamente dopo aver avviato la metallizzazione deve scorporare la parte economica. Nasce così dal consorzio BIM nasce un ramo, quello aziendale per la parte economica, che si chiama azienda speciale consortile del Piave, con quello che poi diventerà il suo nome, ASCO Piave in sostanza, no? E si incomincia a lavorare su questi due settori distinti. Naturalmente il volume con i soldi che venivano ricavati si continuava ad investire, gli investimenti venivano quasi completamente buttati sulla rete. Questa è una cosa importante. Gli utili vengono distribuiti ai soci. Quindi anche Breda, un po' alla volta, ha preso dei dividendi importanti, esatto. Perché parliamo di 100-200 euro all'anno di dividendi, che è una fonte continua di soldi che si possono utilizzare immediatamente, perché non sono vincolati a nessuna quindi è una cassa continua molto importante, una delle poche. Il problema qual era? Il problema è che si dice molto spesso, ma sì, solo che i comuni hanno preso i soldi in questi ultimi anni, certo, ma c'è da dire che i comuni non hanno mai messo niente, ma la ricchezza è continuata in tutti questi anni, a partire dall'inizio, a capitalizzare tutta una serie di infrastrutture che arricchivano di fatto. Abbiamo la rete del metanodotto, esatto. Poi spiegavi che hanno acquistato anche delle centrali. Poi delle centrali eoliche. Sì, si è sviluppato anche proprio su richiesta dei sindaci, si è sviluppata anche la parte, diciamo così, di rinnovabili. Tra l'altro le rinnovabili, dopo lo dirò meglio, servivano al consorzio, ormai azienda, servivano per evitare di acquistare i famosi certificati bianchi, cioè una società energetica deve o produrre o acquistare una parte di energia pulita. Sì, discorso del protocollo di Kyoto, esatto, per compensare le tue emissioni inquinanti esatto. Con questi certificati. Perfetto. Nel 2001 c'è un altro passo importante, si aggiungono 59 comuni a quelli, ai 34 iniziali, quindi la società cresce e ASCO Piave assume la fisionomia di SPA. Questo perché? Per avere una maggior possibilità e snellezza anche di movimento rispetto ad un consorzio. Sempre nel 2001 parte un'altra, sempre su richiesta dei sindaci, parte un'altra richiesta, quella di cablare il territorio, e nasce la società ASCO PLC. Ecco, anche questa, su questa i comuni non hanno tirato fuori niente, è stata fatta da subito, dall'inizio, una progettazione, ed è chiaro che inizialmente il capitale veniva fornito da ASCO Piave. Quindi man mano che mettevano giù i tubozzi, esatto, mettevano anche il tubetto della fibra ottica. È stata fatta una ricerca, tra l'altro, se potevano essere utilizzate delle infrastrutture già esistenti, per esempio le reti di illuminazione. Allora, per alcune cose funzionava, per altre no. Alla fine si è deciso, è stato fatto un investimento su dei macchinari che posano la fibra e ricoprono immediatamente i tracciati. La sigillano? La sigillano, esatto. Nel 2003 c'è un altro aspetto importante, il decreto Letta. Il decreto Letta che cosa prevede? Prevede di scorporare la distribuzione, cioè gestione delle reti, dalla vendita perché, esatto, soprattutto in società come ormai la nostra, la vendita era abbastanza consistente, insomma, no? Sì. Allora la parte della vendita passa all'ASCO Trade, mentre invece la parte della distribuzione rimane ad ASCO Piave. Poi subisce tutta un'altra serie di trasformazioni, sempre seguendo naturalmente la normativa. Vengono anche acquisite nuove società, e anche questo perché a un certo punto c'era o si chiudeva oppure con i 100.000 utenti non era più possibile restare nel mercato. Erano troppo pochi. E la normativa del resto prevedeva proprio che fra le migliaia
centinaia di migliaia di società del gas arrivassero a diventare molto meno, insomma, perché davano più fiducia. Certo, una società piccola non poteva più dare le garanzie che la nuova normativa richiedeva. Quindi anche a Ascopiave comincia una fase di acquisizione di altre società. Venivano acquisite, portate sui nostri parametri e poi un po' alla volta conglobate nella nostra società. Ed è questo l'ultimo periodo, sono gli anni più recenti, per cui la società viene ad assumere una fisionomia ben precisa. Allora, cosa succede? Ascopiave decide di quotarsi. Ora, la quotazione intanto da che cosa nasce? Nasce dall'esigenza di dare un valore certo alla società. Perché? Perché nel momento in cui noi ci confrontavamo con altre società energetiche, il problema che sorgeva era questo: quanto valete voi? Noi valiamo questo. Allora è chiaro che con le società già quotate il valore era certo, e quindi il valore era certo, il nostro era sempre messo in discussione, tant'è che per esempio con la società Acegas e APS Padova e Trieste noi abbiamo cercato diversi contatti, gli accordi non sono andati a buon fine o sulla valutazione, e quindi ecco, si decide per la quotazione. Naturalmente per la quotazione sono stati valutati i nostri criteri, i dirigenti, la dirigenza che avevamo, la governance, quindi c'è tutta una serie di valutazioni, non è che uno si quoti così improvvisamente, è stabilito dalla legge, e sono stati valutati sia i dirigenti e anche i consiglieri di amministrazione. Questo lo dico perché ogni tanto qualcuno dice che cosa faceva Beninato lì dentro, che competenza aveva, essendo uno laureato in materie teologiche. La competenza me la sono fatta perché ho incominciato a lavorare quando era consorzio e ho seguito tutti i passi che ha fatto la società fino al momento in cui si è pensato alla quotazione. Quindi è una preparazione sul campo, dopo è chiaro ho dovuto documentarmi, era una materia che non era mia, ma le competenze, ripeto, sono state valutate, non è che hanno preso gli amministratori, messi lì, sì, siete voi, no, gli amministratori in quel momento lì della quotazione, io c'ero nel momento della quotazione, sono stati valutati anche loro, insomma, quindi è stato valutato il consiglio di amministrazione e anche la dirigenza per vedere se erano idonei per questo passaggio. Quindi la situazione attuale dopo la decisione di quotarsi in borsa, e la quotazione in borsa tra l'altro è stata decisa da tutti i sindaci, c'era un'esigenza che stava alla base, che era quella di dire: nel momento in cui io ho una società apro al capitale privato, perché per quotarci abbiamo dovuto aprirsi il capitale privato. Adesso il 40%, è capitale privato. Sono diverse società, quasi tutte italiane ma anche straniere, adesso non ho proprio in mente tutti i nomi. L'importante è che la maggioranza è comunque pubblica, e la gestione è pubblica. Ecco, allora che cosa abbiamo fatto? Anche qui abbiamo cercato di capire, di verificare come potevamo entrare in una società a capitale misto e mantenere la maggioranza in mano ai comuni, che era una delle cose che veniva richiesta da tutti i sindaci, naturalmente, perché è chiaro che nel momento in cui io incomincio a prendere alcuni comuni soci storici di quei 34 che erano quelli che hanno la maggioranza delle quote, che cosa succede? Basta che un privato incominci a convincere qualcuno a cedere le quote ed è chiaro che quel 60% sta presto a passare al 49%, e in quel caso lì va in mano al socio privato. Allora è stato fatto un patto parasociale dove all'interno della ASCO Holding, allora si è creata questa società ASCO Holding con capitale 100% di tutti e 93 i comuni, e la holding detenuta al 100% da questi comuni ha praticamente un suo rappresentante nella società ASCO Piave. E quindi è chiaro che quel rappresentante lì porta le decisioni che vengono prese nella trade e che vengono portate all'interno del consiglio di amministrazione di ASCO Piave, che è un consiglio di amministrazione misto, naturalmente. Allora,
Perché è importante mantenere attraverso un patto parasociale? Il patto parasociale cosa dice? Beh, guarda, se tu comune vuoi vendere, devi vendere o prendi una decisione assieme a tutti gli altri colleghi e gli altri comuni, quindi gli altri sindaci in assemblea della holding, oppure devi vendere a qualche altro comune che le acquisisca, e questo per mantenere continuamente. Il patto parasociale è una difesa, certo. Il consorzio si è autopensato, sì, per far sì che la proprietà rimanga pubblica, rimanga di comuni. Esattamente. Quindi se un comune vuole vendere può anche farlo, però deve vendere a un altro comune. Quindi, e stiamo parlando della proprietà della rete. Esatto, perché la ricchezza dei comuni da che cosa è data? Ecco, dobbiamo distinguere. Quando il consorzio è diventato società per azioni, è chiaro che le azioni dipendono da che cosa? Dalla ricchezza che uno conferisce, dal patrimonio che conferisce. Il patrimonio sono proprio fisicamente esatto. Inventano tutto quello che è stato dato. Tutto il patrimonio fisico. E quindi è chiaro che i 34 comuni, quelli originari, sono quelli che detenevano, quindi nel momento in cui è stata fatta questa trasformazione, la maggioranza delle quote, la maggioranza del capitale. Ma questo perché? Perché è vero che questi comuni non hanno tirato fuori niente di patrimonio proprio, ma è anche vero che avrebbero potuto spendere quei soldi per i sovracanoni che davano tutti i soggetti che attingevano acqua dal Piave, avrebbero potuto questi comuni spenderli in modo diverso o spenderli anche solo per il proprio territorio e non estenderlo agli altri comuni. Il lavoro è stato fatto per tutti e quindi è chiaro che è un patrimonio certamente che è diventato di tutti un po' alla volta, ma lo sforzo è stato fatto in quello. 34, certo. Gli ultimi 50 che sono arrivati si sono trovati un po' con la pappa pronta. E quindi, ecco, insomma, è chiaro che anche loro adesso sono portatori di una certa ricchezza, perché dal momento in poi anche loro comprano, vendono gas. Quindi la società oggi, immaginiamola, a capo di tutto c'è l'ASCO Holding, formata dai comuni, 100% dei comuni, quindi lì si prendono le decisioni su quello che fa poi, su quello che succede poi in ASCO Piave. Decisioni strategiche. Sì, allora in ASCO Piave è chiaro che si decide che cosa fare degli utili, e gli utili, una parte di questi utili vengono investiti in reti, naturalmente, e una parte poi viene tenuta come riserva e una parte viene data come dividendi. Ecco che il controllo di questa società è importantissimo. Perché? Perché ASCO Piave continua a investire parecchio sulle reti. Ci sono degli anni in cui arriva il 50% di investimento, continua a posare tubature e a comprare anche centrali e fotovoltaico. Ecco, c'è un bel fotovoltaico impianto per esempio in Sardegna che è poco conosciuto, ma questo viene fatto perché sono i sindaci all'interno della holding che decidono di proseguire su una strada rispetto ad un'altra. Quindi ASCO Holding oggi ha da una parte ASCO Piave, che è quella che gestisce le reti, ASCO Trade, che è quella che vende, e poi ce n'è un'altra ventina di società sempre energetiche che sono poi state conglobate completamente all'interno di ASCO Piave. Ne cito due perché erano importantissime per tenere alto il titolo sul quale dopo va bene che facciamo una riflessione. Ed era ASCO Piave Swiss. Cos'era questa? Questa, siccome noi abbiamo dei comuni che serviamo proprio ai confini con la Svizzera, tutta la zona di Ponte Tresa, nel Varesotto, allora l'idea che era venuta a noi era quella di riuscire ad oltrepassare il confine e portare la metallizzazione anche in Svizzera. Svizzera che continua, va avanti ancora con olio combustibile, con gasolio, quindi sono sempre stati un po' diffidenti nei confronti del gas perché avevano la preoccupazione della sicurezza di questo impianti, di questo tipo di impianti. Un po' alla volta però se ne sono convinti, è stato fatto anche un referendum da parte di alcuni comuni, alla fine hanno deciso ok per la metallizzazione. È stato fatto un accordo proprio con la Svizzera, con le autorità svizzere, è stata costituita questa
società a capitale misto. È chiaro che a capitale misto, quando poi sarebbe partita, la maggioranza sarebbe stata sempre di Ascopiave, ma all'interno del consiglio di amministrazione era previsto che ci fosse anche una rappresentanza della parte svizzera, cosa che è stata accettata. Questa società è chiaro che non è partita perché, ma noi l'abbiamo sempre mantenuta in piedi, non è partita perché questo è il momento in cui il gas aveva avuto degli aumenti, quindi è stata mantenuta lì, ma l'abbiamo mantenuta sia pure inattiva per cogliere il momento più opportuno, perché metanizzare in Svizzera, che sono degli agglomerati molto concentrati, significa servire molte utenze, avere molte utenze con poca spesa. E questo qui naturalmente è chiaro che gli investitori guardavano con interesse a questo tipo di possibilità, no? E noi l'abbiamo mantenuta, mi sembra che adesso l'attuale governance voglia metterla in liquidazione, io mi auguro di no. E l'altra cosa, l'altro fatto importante era la partecipazione di Ascopiave a Sinergie Italiane, una società che ha sede a Milano e che acquista grossissime quantità di gas e poi l'acquista in tutto il mondo. In tutto il mondo. Problema è che fino a prima era costretto a andare solamente da Leni. Quindi era un po' strozzato. Eravamo strozzati nei prezzi e tutto, invece qui abbiamo incominciato, per fortuna, avevamo questa possibilità. È chiaro che l'andamento del gas può portare che un anno ci siano dei grossi utili e qualche anno si può lavorare anche in perdita, ma queste società energetiche non possono essere considerate a singoli anni, vanno considerate in un periodo molto lungo. L'amministrazione adesso purtroppo viene nominato dai partiti. Allora c'è una storia che è molto interessante su come venivano nominati i primi consigli di amministrazione. Vabbè, allora i primi direttivi erano nominati dall'assemblea dei sindaci. Quando poi la società è diventata SPA e dopo ancora quando è diventata quotata, tutto il territorio di tutti i comuni che erano o convenzionati o facevano parte dei famosi comuni storici, 34 comuni storici che facevano parte della società, venivano divisi in aree geografiche omogenee da un punto di vista della quantità delle quote che avevano. E quindi cos'era? Erano 5 consiglieri di amministrazione, tutta la Ascopiave veniva divisa in 5 aree e i sindaci di queste 5 aree si trovavano assieme e decidevano quale poteva essere la persona che loro ritenevano più idonea ad andare a rivestire la carica di consigliere di amministrazione. Quindi ognuno proponeva il suo nominativo, questo faceva parte della lista. Secondo me era una cosa che ha funzionato fino ad un anno fa e ha funzionato bene perché i consiglieri di amministrazione erano anche la punta di diamante delle diverse aree, perché ogni consigliere di amministrazione si trovava periodicamente con i sindaci della sua area, diciamo, della sua area geografica, discuteva i problemi e venivano portati poi in consiglio di amministrazione e nell'assemblea stessa dei sindaci, perché è chiaro che un'assemblea di 94 comuni non può affrontare tematiche e sviscerarle. E venivano sviscerate proprio in queste aree, per cui il consigliere di amministrazione era rappresentativo, come avrebbe dovuto essere in realtà, rappresentativo della realtà locale di questa società. E purtroppo dall'anno scorso, e naturalmente poi si cercava di avere anche un occhio di attenzione rispetto alle provenienze partitiche dei consiglieri di amministrazione. Però io devo dire, nella mia area certamente la maggioranza dei sindaci non era del mio colore politico, eppure mi hanno rinnovato la fiducia per almeno 3 mandati. E quando qui c'erano dentro comunque sia rappresentanti del centro-sinistra, della Lega e del centro-destra, però la cosa importante era che ciascun consigliere di amministrazione era praticamente nominato da queste aree, dai sindaci direttamente.
L'anno scorso, cosa è successo? Alle elezioni amministrative c'è stato un cambio notevole di colorazione politica, nel senso che la Lega ha avuto quasi la maggioranza. Io lo dico sempre, la Lega aveva non il 50%, ma guardando bene, per essere precisi, il 48%. Comunque è chiaro che le altre due parti, centrodestra e centrosinistra, probabilmente non sono riuscite a contrapporre una linea unica, e la Lega ha deciso verticisticamente da chi avrebbe dovuto essere composto il consiglio di amministrazione, in barba ai sindaci, tant'è che il presidente del consiglio di amministrazione a Scopiave oggi è l'assessore di Treviso Zugno. E piccolo particolare, il comune di Treviso non fa neanche parte del consorzio, della società, quindi una cosa secondo me che dimostra come e qui lo dico a chiare lettere, come la Lega abbia voluto far valere lo strapotere senza tener conto di quella che era la nostra storia, che ho cercato di raccontare prima, che era una storia fatta di comunità locali, di comuni e di sindaci. Qui in barba a tutti hanno deciso loro chi doveva essere il loro presidente, scegliendo proprio prima volta nella storia un sindaco che non era della società. Io mi domando, sui 96 comuni, possibile che la Lega non avesse un sindaco che fosse rappresentativo, che ritenesse idoneo a ricoprire questa carica? Comunque, così è andata, hanno fatto questa scelta. E l'altra cosa interessante, ma negativa purtroppo, è che sono finiti i contatti con i sindaci, quindi c'è un consiglio di amministrazione che decide per proprio conto, è stato perso questo contatto con i sindaci, ma la cosa che io ritengo grave, essendo una persona di orientamento di centro-sinistra, anche se non mi sono mai fatto comandare da nessun partito, è che la Lega non solo ha deciso per i suoi rappresentanti, e sono tutti suoi, ma ha deciso anche per il centro-sinistra, perché credo che i cittadini ricorderanno, e se non ricordano è bene dirlo, che Quarello, che era il segretario del Partito Democratico, segretario provinciale del Partito Democratico, a un certo punto è entrato nel consiglio di amministrazione di Ascopiave, non si sa con il consenso di chi, è stato sostenuto, almeno io ho letto nei giornali, che quello era l'unico candidato di centro-sinistra che la Lega avrebbe accettato. Io ritengo che, insomma, questo significhi proprio strapotere, perché si decide non solo sui propri candidati, sulla propria colorazione, ma anche su quella degli altri partiti. Imporre, a parte che dopo chi viene imposto avrebbe dovuto fare anche le sue scelte, ma insomma, questo è un altro discorso. Allora, questa è la storia sui consigli di amministrazione. E quindi, una volta in mano ai comuni, oggi possiamo proprio dire è in mano ai partiti. Venendo al discorso principale che oggi è in discussione ed è stato anche in campagna elettorale: restare in Ascopiave o ritirarsi? Allora, c'è una prima considerazione da fare, che è questa: essere dentro l'interno di Ascopiave che cosa significa? Significa intanto avere dei dividendi che la società ha sempre distribuito, e non parliamo di dividendi di 1.000-2.000 euro, ma parliamo di dividendi che vanno dai 150.000 ai 200.000 euro, quando ce ne sono in più. Ed è una risorsa che arriva ai comuni senza obbligo, senza vincolo di come spenderli. Il comune li spende come crede. Quindi ogni anno incassa, certo, 100, 200, 300 mila euro. Esatto, derivati dalla lavorazione di Ascopiave, senza tirar fuori nessun soldo per la società e senza tirar fuori soldi quando c'è da investire, da metallizzare. Perché, quindi, se vendessimo le quote, questa cassa continua è chiaro, ci sarebbe questa cassa continua, ma ci sarebbero anche problemi per gestioni di qualche società che potrebbe subentrare qualche privato che magari non ha neanche la forza di riuscire ad ampliare una rete di un chilometro, insomma, perché è successo in qualche altro comune. Allora, primo problema è che insomma, un comune da solo non può avere la forza economica. Ecco. Secondo, c'è un patto tra sindaci, quindi la cosa va discussa
a livello di collegialmente nella holding, quindi nella holding si può prendere anche questa decisione, ma allora è chiaro che se viene presa questa decisione fra tutti i 94 i comuni, c'è una forza anche nel richiedere che so, milionate che poi i comuni possono anche decidere di o fanno una banca o fanno qualcos'altro se non vogliono più avere una società energetica. Ma certamente se va un comune da solo, ammesso in un concesso che potesse anche svincolarsi dal patto parasociale, è chiaro che un comune da solo non avrebbe certamente né la stessa forza né riuscirebbe a ricavare la stessa cosa che potrebbe ricavare con una decisione presa all'interno della holding. Questa è la prima questione. La seconda questione è quella del valore economico. Quanto incasserebbe Breda se vendesse? Certo, è un punto di domanda. Allora, io ho sentito girare questa cifra, 3 milioni di euro. Io dico, possono essere 3, possono essere anche di più. Dipendono naturalmente dalla quotazione delle quote al momento in cui uno decide di venderle. Allora è chiaro che quotate, esatto, in borsa possono salire, possono certamente scendere. Noi abbiamo allora come numero di azioni 3.084.088 azioni, pari al 2,20% del capitale sociale. Cosa succede? Noi questo valore qui oggi, il suo valore reale è di 1, ha raggiunto valori come 1,80, 1,90, 1,90 euro per azione. Oggi io l'ho guardato stamattina, era 0,790. Ora vi dico, un comune che vuol fare gli interessi dei suoi cittadini e del suo comune può vendere le azioni a 0,790 quando può avere un valore di 1,80? È un momento storico in cui l'azione vale, cioè, meno della metà, esatto, di quello meno che della metà potrebbe valere. E quindi io ho detto i cittadini facciano una fase di congiuntura negativa, e quindi è chiaro se la congiuntura passa, certo, l'azione risale, certo, e quindi tutto il capitale comune si certamente. Allora è chiaro che questo è un ragionamento che fa anche qualsiasi cittadino. Qualsiasi cittadino che abbia un investimento di azioni, quando vede che c'è una turbolenza, le azioni vanno giù, è l'ultima cosa che pensa quello di venderle, assolutamente, aspetta quando la turbolenza è finita. E qui è la stessa cosa. Ci aggiungo poi un altro aspetto che non c'entra niente con Brera, ma certamente immagino che c'entri con la governance, è questo: come mai tra le società energetiche Ascopiave è quella che sta perdendo più di tutto? Ma io credo che sia dalla mancata ricchezza di ipotesi di sviluppo che vengono fatte. Io ricordo che nel consiglio di amministrazione nel quale io sono stato non passava un mese che non avessimo una ipotesi. Quindi la gestione attuale è abbastanza stagnante. È stagnante. E stiamo parlando del settore strategicamente più importante dell'universo, perché l'energia è assolutamente la cosa principale. Esattamente. Quindi dovremmo spostarci sul rinnovabile. Il metano in questo momento è comunque un'energia estremamente pulita, perché il metano è il combustibile in questo momento più pulito, insomma, a parte fotovoltaico. Sì. Quindi dovremmo rimanere col metano, sviluppare ulteriormente fotovoltaico. Eolico, biomasse, esatto. E quindi ci vorrebbe una Ascopiave attiva in attiva, questo senso, cioè, non uscire, ma renderla veramente chiaro, competitiva. C'erano dei rapporti con Acegas APS, con ERA, e con Vicenza stessa. Allora, quell'idea che teneva su il titolo e per il quale il Consiglio di Amministrazione ha lavorato per anni, producendo anche dei risultati positivi, e tenevano sul titolo, era quello di arrivare a una società energetica del nord-est. E qui invece noi vediamo che adesso, notizia di ieri e confermata anche oggi, Acegas e APS stringe un accordo con ERA, quindi il polo che poteva essere Veneto invece sarà Friulano Emiliano, isolando praticamente Ascopiave ad un ruolo di secondaria importanza. Avevamo la boccia in mano noi e oggi non ce l'abbiamo più, insomma. Allora, se noi ci domandiamo come mai questo titolo va anche giù, è chiaro che c'è una congiuntura mondiale, eccetera.
Però io mi chiedo come mai appunto perde più delle altre società energetiche a valori bassissimi. Perché non ha piani di sviluppo. Perché non ha piani di sviluppo, insomma. E tu cosa suggerisci a questo punto per sviluppare? Io suggerirei un cambio di governance completo, che ritornasse in mano la società finalmente ai sindaci come era prima, perché i sindaci sanno di che cosa ha necessità una società e si starebbe anche presto a farla riprendere. Quindi con la prossima assemblea dei soci bisogna porre, arrivassero con delle volontà. Con delle volontà, esattamente. Poi c'è l'ultimo aspetto, ma va detto anche questo, che un comune prima di dire mi porta a casa i soldi, sapendo che poi perde con gli utili, eccetera, eccetera, con i dividendi, dovrebbe anche chiedersi, ma questi 3 milioni di euro potrò poi spenderli? Come detto nel programma perché di qualcuno, c'è il vincolo che avevano speso nell'anno in cui erano incassati. Sì, perché allora si corre il rischio di perdere tutto, di diventare. Esplicitiamolo bene: la somma che si incasserebbe dalla vendita va spesa nell'anno in cui viene incassata. Esatto. Altrimenti poi non posso più spenderli. Non posso più spenderli se non cambiano le regole. Allora credo che bisogna fare una valutazione seria tutti quanti, ma. Con idee, insomma, non sul si dice e sul si pensa. Io in Consiglio Comunale ho ribadito questa necessità qui per valutare qual è la reale convenienza per il Comune di Brera e indirettamente per i nostri cittadini. Certo, parliamo di un servizio che in questo momento è pubblico, è strategico e sarebbe bene rimanesse pubblico. Secondo me sì, perché devo dare una cosa che funziona pubblica, devo darla in mano al privato che così se la fa e se la gode e pensa agli utili propri piuttosto che all'estensione della rete, piuttosto che al servizio. Noi per fortuna abbiamo sempre pensato alla qualità del servizio che diamo, alla sicurezza anche, che non è una cosa di poco conto, e quindi rispetto al privato possiamo competere tranquillamente, anzi essere concorrenziali. Io capisco che forse da qualche altra parte una società come Ascopiave, che è comunque oggi tra i primi 4 o 5 provider di energia, mi chiedo perché noi dobbiamo andare a scialacquare un patrimonio che è stato costruito in tanti anni e che può continuare a gestire validamente un servizio facendo concorrenza al privato, con una gestione seria però. Bene, grazie Alfonso. Prego, grazie a voi.